Come di consueto, la regione Calabria è protagonista con le sue eccellenze alla BIT di Milano, la storica borsa internazionale del turismo alla quale partecipano operatori di tutto il mondo. La Calabria è presente con uno stand di oltre 500 metri quadrati in cui sono ospitati 70 operatori. Previsti anche spazi istituzionali dedicati ai parchi nazionali e regionali e all'offerta turistica delle province. La Calabria punta molto sulla sua grande tradizione enogastronomica, in linea con la proclamazione del 2018 come anno italiano del cibo. Per questo alla BIT sono previsti diversi appuntamenti degustativi che promuoveranno anche il brand Rosso Calabria. Il presidente della giunta regionale, Mario Oliverio, ha sottolineato come ormai il trend turistico calabrese sia sempre positivo. Si punta al mare con nuovi investimenti sulla depurazione, ma anche al resto del territorio, con la valorizzazione del turismo naturalistico e archeologico e la riscoperta di castelli, chiese e monasteri, grande ricchezza culturale della Calabria. Un'attenzione particolare viene dedicata al turismo sportivo, con le diverse competizioni di vela, kitesurf e rafting, ma anche le gare di sci o di mountain bike. Attenzione anche ai trasporti, finanziato lo studio di fattibilità per l'alta velocità ferroviaria tra Salerno e Reggio e partiti i lavori per la linea ionica, ma si pensa anche al cicloturismo. Per quanto riguarda gli aeroporti, si punta a far ripartire quello di Crotone e potenziare quello di Reggio, mentre a Lamezia continua ad aumentare il traffico internazionale di passeggeri. Emesso un provvedimento legislativo per implementare i voli charter con incentivi nei mesi di giugno e settembre. Innanzitutto abbiamo investito per allargare i collegamenti aerei con importanti mete europee ed internazionali, oltre che con il nord del nostro paese. In questa direzione intendiamo fare ancora di più, migliorare l'attrattività della regione. Lo stiamo facendo attraverso iniziative nelle fiere come queste. Di recente siamo stati a New York, ancora una volta, dove abbiamo presentato la nostra enogastronomia e noi puntiamo molto in questa direzione. Abbiamo aperto un rapporto anche con la Cina. Terzo punto, stiamo lavorando per qualificare l'offerta attraverso la utilizzazione delle risorse comunitarie, risorse che attraverso bandi che abbiamo pubblicato volti al sistema delle imprese appunto sono indirizzati verso la qualificazione delle strutture ma anche la valorizzazione dei contesti territoriali, perché noi abbiamo il problema di allargare la stagionalità, stiamo lavorando molto su questo.